Forse ero in muto. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, amici colè. Questa ultima puntata della previa, questa ultima puntata della previa di culè. Non ci sarà oggi con me Fabio, ma semplicemente per questioni lavorative, quindi anzi ne approfitto perché Fabio vi saluta, mi manda un caloroso abbraccio e soprattutto anche poi chiaramente un suo grande augurio per questo finale di stagione e per la prossima stagione soprattutto. Quindi, come ben sapete, ne abbiamo sempre parlato tante volte. C'è Pietro alla regia, quindi saluto anche Pietro e cominciamo insomma a parlare un po' di questo match che oggettivamente non ha da dire più molto, nel senso che alla fine il Barça, come ben sappiamo, inutile stare qui a parlarne nuovamente, siamo tutti ben consci che purtroppo sono stati falliti alcuni match point, alcuni diciamo match chiave che avrebbero potuto condurci o al titolo o al secondo posto in questo caso, poco male. L'importante, io vi dico che questa partita comunque è da vincere perché se non erro il Barça è praticamente a... Se non ero il Barça è a 2 punti dal Siviglia, quindi saremo tipo noi 76 e il Siviglia 74. Quindi comunque dobbiamo vincere per non scendere ulteriormente, perché sennò insomma sarebbe davvero un po' una bella fregatura del finale di stagione, diciamo così. Detto questo, però, penso che forse siano già state confermate le formazioni, siano già uscite le formazioni. E quindi sicuramente questo è da notare. Importante, giustamente, insomma, mi viene anche da dire, ecco, grazie Pietro per aver messo in vista le formazioni e la formazione del Barça, in particolare, sì, il Barça delle ragazze, insomma, il Barça femminile. Ha vinto 3-2 la partita contro l'Espagnol, quindi è stato vinto il derby. Complimenti alle ragazze che quest'anno stanno facendo una stagione straordinaria, davvero sono veramente agguerrite, sono incredibili. Quindi forse la soddisfazione maggiore quest'anno, anzi senza forse, possiamo dire che l'hanno portata le ragazze. Quindi un grande, grande, grande risultato. L'ennesimo. Detto questo, cominciamo a leggere un po' questa formazione. Io, vedendola un po' così, dico che abbiamo, vabbè, Neto in porta, poi abbiamo Dest sulla destra, poi abbiamo Ronald Araujo centrale, insieme credo abbiamo Mingueza e poi mi sembra di vedere Junior Firpo, quindi anche Junior Firpo. Centrocampo abbiamo sempre, vabbè, ovviamente ci saranno Dest e Junior che tenderanno chiaramente a scendere, però questa volta la vedo una formazione un po' più, diciamo, meno non troppo offensiva, ecco, anche se chiaramente Dest è un giocatore certamente offensivo anche alle sue caratteristiche più di Firpo. Detto questo, poi abbiamo Sergio Busquets, centrocampo con Busquets, Frenkie de Jong e Elhaj Moriba. Attacco invece con Trincao, Dembélé a supporto di Griezmann. Allora, formazione comunque che non vede protagonista Messi in questo caso, però nonostante tutto, Messi che poi ha rilasciato anche un'intervista proprio, se non mi sbaglio, odierna, e un'intervista ecco che va un po' a prescindere dal suo rapporto col pallone, ma quanto anche quello che ha dovuto vivere, passando insomma da Rosario a Barcellona, quindi in un periodo, ma magari dopo appunto ne possiamo riparlare di questo. Detto questo, ragazzi, la formazione insomma è una formazione che a prescindere l'Eibar è una squadra oggettivamente un retrocesso, una partita molto semplice sulla carta e quindi il Barça dovrebbe avere diciamo vita facile per poter portare a casa i 3 punti, quindi confermare questo terzo posto, chiudere la stagione e cominciare a parlare appunto, a cominciare a discutere della successiva stagione che io mi sentirei di dire, aspetto anche i vostri commenti, mi sentirei di dire sta iniziando a macinare, sta iniziando a carburare qualcosa, no? In particolar modo abbiamo visto che
ci sono stati già i primi, diciamo, le prime uscite su chi potesse essere l'allenatore al posto di Koeman, che magari la porta non soddisfatto soprattutto di come Koeman avesse approcciato le ultime partite, no? La sfida con l'Atletico, la partita col Granada, la partita con il Levante. Insomma, abbiamo fatto in qualche modo storcere un po' il naso al presidente. Detto questo, pare che le alternative non fossero tantissime, si era pensato anche ad Hansi Flick del Bayern. Flick uscente, però dovrebbe legarsi quasi certamente alla federazione tedesca, l'ha confermato anche lui, è solo questione di dettagli. Si è parlato anche di Joachim Löw, allenatore della nazionale tedesca invece, quindi allenatore uscente, però non si hanno ancora, diciamo, certezze su questo. Si è parlato di Bielsa. E oggettivamente anche una buonissima soluzione, un'ottima soluzione. Però anche di Xavi, non dimentichiamo, ma Xavi probabilmente è stato ritenuto ancora un po' acerbo per poter, no, prendere in mano da questa stagione la squadra. Più probabile che l'anno prossimo si facciano dei ragionamenti su un Xavi e su un Pep Guardiola uscente dal Manchester City. Questo perché sì, come abbiamo detto anche le volte precedenti, o sicuramente se avrete seguito le altre puntate di Radio Barça Italia, avete sicuramente ascoltato che Koeman sicuramente non è al momento, insomma, la scelta principale non è l'allenatore con cui cioè, se ci fosse un'alternativa valida la si prenderebbe in considerazione, però è anche l'allenatore che ha portato, diciamo, anche un beneficio in una stagione che tutto sommato non ci saremmo neanche aspettati 3-4 giornate fa di andarci a giocare il titolo, e questo ne dobbiamo essere consapevoli. Questo perché Koeman ha fatto un grande lavoro con la squadra, ha fatto un grande lavoro con Leo, ha fatto un grande lavoro con i giovani. Ci sono sicuramente le sue colpe nel non aver valorizzato magari qualche giocatore che poteva sicuramente dare qualcosa in più, avrebbe potuto farlo. Pjanic è stato tanto criticato, però è pure vero che Pjanic ha giocato poco, quelle volte che ha giocato non ha giocato tanto bene, ma gli è mancata tanta costanza. Tecnicamente, insomma, la squadra ha potuto fare quello che ha potuto fare, e di questo ne siamo sicuramente un po' tutti consapevoli, ne è consapevole anche l'allenatore, ne è consapevole la società. Credo che un altro anno di Koeman sia utile per poi lasciare appunto la palla a Xavi o Guardiola, in maniera tale da poter aprire un ciclo, sicuramente un ciclo. Quindi, detto questo, ci apprestiamo ad affrontare una partita, diciamo, che dovrebbe essere giocata in scioltezza. In realtà non sottovalutiamola, perché come tutte le cose va affrontata in maniera seria, in maniera professionale. Spero in questi 3 punti, in maniera tale che si possa confermare questo terzo posto. E detto questo, la società sta preparando comunque un mercato un po' più, ecco, come posso dire, un mercato che anche l'anno scorso non è stato un cattivo mercato. L'unica, se vogliamo, nota, e soprattutto pesante nota stonata, è stata la cessione di Luis Suarez, perché se voi ci pensate, abbiamo ceduto Suarez, che ha 32 anni, per prendere Agüero, 32 anni, cioè non è che cambi molto. Suarez magari, forse anche a livello fisico, stava meglio di Agüero. Detto questo, dici, ma Suarez è stato ceduto per fare un dispetto a Messi. Qualunque cosa possa essere stata fatta, comunque ci ha portato a pensare, ecco, di tornare indietro. Agüero potrebbe, secondo me, anche convincere Messi a restare, dovrebbe firmare fino al 2023, e quindi comunque Messi ritrova un suo amico, un suo compagno di nazionale, un giocatore con cui si è sempre trovato molto bene. Agüero è un giocatore che, come dice Guardiola, potrebbe addirittura giocare fino a 40-45 anni. È un killer d'area, quindi se gli lasci poco spazio, Agüero ti castiga. Però detto questo, adesso si vedrà un po'. Lui dovrebbe arrivare come primo acquisto, arriverà a zero, così come arriverà a zero
proprio DePay, anche se su DePay si sta ancora un po' trattando, però le parti dovrebbero essere molto vicine. Così come, se non erro, dal 1º luglio dovrebbe aggregarsi anche Eric Garcia, quindi aggiungiamo esperienza, ma aggiungiamo anche freschezza al reparto difensivo che continua a puntellarsi di difensori giovani, difensori pronti. Io non ci vedrei nulla di male se prossimo anno vedessi una difesa più giovane con Arauco e Eric Garcia centrali. Ma c'è anche Oscar Mingueza, diciamo, ci sono tante, tante possibilità. Quindi, secondo me, è bene che Koeman continui un po' questo progetto per un altro anno. La speranza è che, comunque, avendo a disposizione una rosa un po' più lunga, qualche cessione ci sarà. Penso a Coutinho, penso a Pjanic, penso potenzialmente a Griezmann. Quindi, sicuramente qualche cessione ci sarà. Vedremo, perché comunque l'inserimento di questi innesti non è assolutamente male. Si era parlato anche tanto di Jorginho Wijnaldum del Liverpool, ma Wijnaldum non dovrebbe arrivare, cioè non è sicuro. Questa possibilità non è del tutto tramontata, ma è un po' così sfumata nelle ultime settimane, anche se è un giocatore estremamente apprezzato da Koeman. Ora, il discorso è un po' questo: ci si troverà ad affrontare una stagione con una rosa un po' più lunga, con delle scelte appunto migliori anche a disposizione, perché non ci si potrà più appellare al solito Braithwaite, che comunque quando è stato chiamato in causa non ha fatto assolutamente male. Quindi, però, avremo a disposizione giocatori un po' più pronti. Poi c'è un pochino da capire il nodo Dembélé, ma Dembélé dovrebbe rimanere, cioè comunque non è che puoi vendere giocatori random, cioè devi anche capire se prendi in considerazione delle alternative importanti. Se non hai alternative, non ha nessun senso andarti a sostituire un giocatore. Cioè, pure che fosse, sarebbe abbastanza inutile, cioè ci andresti più a perdere che altro. Quindi il discorso è un po' che ruota tutto qui. Koeman dovrà essere bravo a fare delle, a, diciamo, a saper inserire questi giocatori, che già sono giocatori molto esperti, quindi sapranno senza ombra di dubbio inserirsi, così come deve essere bravo però a leggere anche in maniera migliore molte partite, perché tante partite sono state sbagliate proprio da Koeman. Quindi il discorso veramente ruota un po' tutto qui. È importante che ci sia un approccio diverso da parte dell'allenatore, e io spero un po' quello che anche in una qualche puntata fa con Fabio, con Leonardo Pettinari avevamo anche citato, cioè la società deve ascoltare l'allenatore. Quindi io vi dico, magari la presenza della trattativa di Wijnaldum non è del tutto tramontata, è un po' accantonata, ma magari è un giocatore che Koeman vuole fortemente. Se lo si può accontentare in qualche modo, magari è giusto anche che l'allenatore venga accontentato, perché sa che magari cedendo Pjanic non puoi giocare tutta la stagione con Busquets, cioè non puoi adattare Elias Moriba. Sì, giocheresti con De Jong, ma chi fa il ruolo poi di De Jong tra raccordo? Chi va ad inserirsi in attacco? Di certo non lo può fare Riqui Puig. Cioè il discorso è un po' questo: dovrebbe rientrare Alegna dal prestito, ma ragazzi, non lo so, nel senso dipenderà molto da tanti punti di vista, da come l'allenatore vorrà mettere su la squadra. Comunque, noi aspettiamo ancora di ricevere i vostri commenti su questa ultima partita, quali sono i vostri punti di vista sulla prossima stagione? Riconfermereste Koeman? Quali sarebbero stati magari gli acquisti che dal vostro punto di vista avreste fatto, avreste voluto, avreste magari desiderato che la società portasse avanti? O comunque si è parlato tanto di Haaland, però il problema è che il giocatore è davvero importante anche da un punto di vista di crescita futura. Ma ragazzi, le commissioni sono troppo alte, il Covid ha, diciamo, un po' ha fagocitato tanti introiti, tanti, cioè nel senso non ha permesso alle squadre di poter incamerare soldi a sufficienza per poter fare un mercato ricco. E qui Pietro ci scrive anche che Koeman al 99% non sarà l'allenatore del prossimo anno. Probabilmente è anche vero, nel senso che adesso vi spiego.
non per contraddirmi di quello che è stato detto prima, perché quello è stato un po' un pensiero, no? Un pensiero che abbiamo condiviso anche nelle scorse puntate, però gira un po' che il prossimo anno Koeman non sarà più l'allenatore, ma onestamente, ragazzi, non lo so, c'è ancora un grande vociferare. Koeman, io penso che sia anche apprezzato da buona parte dello spogliatoio e soprattutto da Messi. Quindi non lo so, la vedrei un po' complicata. Io ripeto, per come la penso io, un altro anno Koeman lo dovrebbe fare. Poi, ai posteri, l'ardua sentenza, non staremo certamente a, diciamo, non lo sapremo certamente adesso. Lo capiremo un po' tra qualche settimana. Sicuramente, ripeto, Koeman va tanto ringraziato per quello che ha fatto, per il lavoro svolto, per la crescita dei giovani. Se rimanesse un'altra stagione, onestamente, schifo non mi farebbe, perché voglio dire, si stringono un altro po' i denti, resiste un'altra stagione nella speranza che con dei giocatori più funzionali, magari diversi, possa andare meglio e soprattutto in qualche modo cerchi di non steccare le partite più importanti, magari con una lettura diversa, proprio perché magari anche altre scelte a disposizione. Le strade sono tante. La questione, appunto, è capire un po' come Koeman vorrà effettivamente interpretare un po' il tutto. Detto questo, prima ovviamente di passare alla prossima stagione, a tutto quello che è stato. Ci sarà comunque ancora una partita, ci sarà ancora una partita da portare a casa, quindi 3 punti importanti. E oggettivamente, oggi invece, come vi raccontavo prima, sono uscite anche altre dichiarazioni di Leo che parlava appunto un po' meno magari della vita calcistica, del professionista, ma un po' il Leo che è stato un ragazzino, è stato comunque un bambino che è venuto da Rosario per trasferirsi a Barcellona per poter in qualche modo giusto anche Pietro ricordava il Celta, giustamente anche il Celta è stata una partita grave, seccata. Detto questo, è persa 2-1 e quello che appunto stavo pensando è che questo Leo, che questo ragazzo così che adesso vediamo come il giocatore più forte del mondo, probabilmente il più forte di tutti i tempi, e si è diventato, insomma, era comunque, si è diventato questo campione, un bambino un po' come tutti, no? Che è venuto via dalla sua terra per potersi affermare e giocare nel Barcellona. Però lui giustamente diceva, all'epoca non c'erano i cellulari, quindi io tante persone che avevo con, insomma, tante persone a me care che erano in Argentina, insomma, ho perso purtroppo tanti contatti, non ho più avuto modo diciamo di poterci sentire. Poi col passare degli anni sono stati un po', è stata un'intervista un po' a cuore aperto del ragazzo che ha affrontato comunque una stagione delicata, è passato veramente da una fase complicata, no? Con la precedente dirigenza, la precedente gestione Bartomeu, è passato di nuovo alla porta. La porta stesso ha cercato in tutti i modi, comunque sicuramente i loro contatti andavano avanti da tempo e io credo che lo abbia convinto con un progetto decisamente migliore. Quindi io per questo dico, Orim dovesse rimanere Koeman un altro anno, il prossimo anno magari c'è già un accordo con qualcuno, secondo me il ragazzo resterà. Adesso arriveranno anche Agüero, arriverà Di Paio, cioè la squadra per me si puntellerà. Un Agüero in grande forma è un grandissimo acquisto, è un acquisto straordinario, cioè stiamo parlando di un giocatore assolutamente funzionale. Però, appunto, la speranza è che dopo un anno abbastanza travagliato in quel di Manchester riesca in qualche modo ad essere il più presente possibile e a regalare, insomma, tante soddisfazioni alla squadra anche con i suoi gol e anche in qualche modo a rilanciarsi, no? Perché comunque quest'anno è stato molto chiuso, è stato chiuso insomma parecchio dalle gerarchie. E, che dirvi? Quindi diciamo insomma un po' il mercato porterà le sue risposte, un po' la società si spera mantenga delle aspettative elevate facendo fronte comunque ai debiti, facendo fronte
anche alla situazione Covid, però con la speranza che, come un po' ci auguriamo tutti, l'anno prossimo a livello di sport si potrà tornare negli stadi, si potrà essere un po' più vicini alle proprie squadre, quindi in generale un po' la situazione calcistica in qualche modo dovrebbe e potrebbe cambiare radicalmente. Bene, quindi sicuramente mi avrebbe fatto piacere anche sapere un po' il vostro punto di vista. Noi ovviamente siamo ancora qui, ancora per alcuni minuti, prima appunto dell'inizio del fischio d'inizio della partita, che è alle 18. Ovviamente esprimeteci anche le vostre considerazioni su quella che sarà la vostra aspettativa per l'anno prossimo, se vi aspettate un altro anno di passaggio, un anno che potrebbe essere più intenso, partire meglio magari rispetto a quest'anno. Per me sicuramente sì, non si parte sconfitti. L'anno scorso si era partiti da una brutta situazione, quest'anno partiamo diciamo con dei presupposti migliori, con un mercato che è andato a puntellare dei reparti importanti, quindi inevitabilmente, ecco, ripeto, per me è stata una stagione comunque che ha dato delle belle risposte, e si spera che le stesse risposte, diciamo, che si continuino queste risposte positive magari l'anno prossimo, certamente cercando di non sbagliare dei match chiave come quelli che sono stati appunto le partite con Celta, le partite con Levante, le partite con il Granada, cioè insomma, e anche scontri diretti importanti come quello contro l'Atletico Madrid. Ecco, quello è stato sicuramente un altro passo falso, perché insomma siamo stati un po' dominati in quella partita. Detto questo, insomma, ragazzi, vediamo davvero un po' come andrà questa stagione. Ripeto, mi avrebbe fatto anche piacere sapere un po' il vostro punto di vista, perché è importante commentarlo, è importante discuterlo assieme. Capisco sicuramente la maggior parte di voi sarà delusa da come è andata questa stagione, da come sono andate un po' le cose. Magari molti si aspettavano inevitabilmente di, come posso dirvi, di vincere il campionato in maniera agevole, soprattutto nell'ultimo periodo, perché le partite lo permettevano, però in ogni caso, se le stecchi per la tattica, per dei giocatori, o perché tu le perdi per cambi sbagliati, oppure ci sono giocatori che magari non te le chiudono, ci si può fare poco. Il Barça è arrivato anche provato in determinate partite, quindi quello che ha fatto per me è stato già troppo rispetto a un anno che secondo me non avrebbe portato nulla. Invece siamo riusciti comunque a portare a casa una coppa, un trofeo è stato portato a casa, e certamente si spera di poter, per questo dico, ricominciare da quanto di buono è stato fatto e non invece e soprattutto riprendere appunto le partite dove si è sbagliato l'approccio, dove magari sono sbagliati i cambi. Quindi io dico, se dovesse rimanere Koeman, la speranza è questa. E il prossimo anno partire con delle novità, partire con la novità legate appunto a un nuovo allenatore, magari la sostituzione di alcuni giocatori con altri giocatori, e cercare di puntare a tornare insomma sulla vetta della Liga il prima possibile. Io, vedendo i giocatori che abbiamo a disposizione, tra i nuovi innesti, tra i giovani, tra il lavoro che è stato fatto, per me non vedo queste difficoltà per il Barcellona in generale. Cioè, sono ragazzi, soprattutto Pedri, che hanno dato tantissimo, sono cresciuti tanto quest'anno, quindi l'anno prossimo potrà che essere ancora migliore per loro. Vedremo anche la sorte legata al buon Trincao, che comunque non ha dato purtroppo i risultati sperati. Ci si sarebbe aspettato un risultato migliore da parte sua, però non è stato purtroppo all'altezza delle aspettative. È giovane, assolutamente sì, aveva il tempo di sbagliare. Purtroppo credo che tante partite avrebbe potuto fare
meglio, decisamente meglio, forse entrare meglio, e sono state troppo poche le partite in cui ha fatto vedere qualcosina. Però il talento il ragazzo ce l'ha e sicuramente ha la possibilità per me di poter ancora recuperare di poter recuperare terreno, ha ancora le sue possibilità. Come dicevo, come giustamente anche commentava Pietro, il nostro grande augurio è quello per le ragazze di poter effettuare insomma questo treble, perché insomma se lo meritano assolutamente per una stagione fatta di tante tante vittorie, di tanti gol fatti, praticamente gol subiti quasi nulli, proprio ai minimi termini, e hanno diciamo tutte le caratteristiche per portarsi a casa un altro trofeo e quindi entrare veramente nella storia, perché poi il Barça anche questo ha vinto già la Champions League maschile, la Champions League femminile, la prima squadra, la prima società nella storia a farlo, e potrebbe esserlo anche per il Treble. Quindi stiamo parlando di una davvero società che sta costruendo qualcosa di importante, non soltanto dal punto di vista del calcio maschile, che appunto è quello più in auge sicuramente agli occhi di tutti, ma anche dal punto di vista del calcio femminile, perché il calcio femminile sta crescendo tanto in Spagna. Comunque il Barça ha dato una grande risposta quest'anno. Il Leone in Francia è praticamente una delle squadre più forti, anche in Germania. C'è una crescita appunto di squadre appunto del settore del calcio femminile. In Italia appunto c'è il dominio ancora juventino, la Juve sicuramente ha la squadra femminile più forte, però c'è anche qualche sicuramente buona risposta, la sta portando anche il Milan, quindi è un settore che comincia ad evolversi tanto. E ripeto, stiamo a vedere appunto cosa succederà nei prossimi anni, perché poi questa è un'evoluzione comunque che sarà sicuramente un'evoluzione. Non so quanto possa essere lenta, però vedremo. E se non erro, a breve ci sarà anche la decisione finale sulla Super League, quindi da parte del Barça. E vedremo un attimino anche come andrà quell'altro tema lì, in cui sono uscite anche un po' di articoli in cui parlavano di questo accordo con la FIFA che comunque c'era e che non è stato poi confermato. Insomma, ci sono davvero, davvero, davvero tanti, tanti spunti interessanti per i prossimi mesi, ma sicuramente quello che più terrà banco è l'impostazione della nuova stagione e se ci sarà davvero un nuovo allenatore. Tanti complimenti a Luis Cortés, l'allenatore, perché comunque delle ragazze, parlavo di un allenatore ovviamente per Koeman, invece qui si parla comunque di un allenatore cruyffista che fa giocare tanto bene. Infatti questo è stato un po' il pensiero anche di Max, soprattutto un allenatore che ha fatto da giocare tanto bene la sua squadra, ed è arrivato appunto a quello sta portando a casa i risultati. Detto questo, ragazzi, mancano davvero pochi minuti all'inizio della partita. Io spero appunto di ritrovarvi numerosi ai prossimi incontri che faremo, o soprattutto al prossimo anno, quando ci ripartirà appunto la previa per le partite appunto del Barça. E io comunque vi ringrazio per averci sempre seguito, sostenuto, tanti complimenti. Quindi noi continueremo sicuramente il nostro percorso di crescita, che è anche grazie a voi. E io quindi vi mando un grande abbraccio e un saluto ai prossimi incontri della previa di QLE da Radio Barça Italia. Un abbraccio, visca il Barça e che dirvi? Un augurio a tutti e buona estate anche, visto che ormai siamo alle porte. Ciao a tutti. Si necessiteu raons per donar-ho tot,
En moments tan durs com aquest, no les busqueu fora. Són dins de cadascú de nosaltres. Són en el nostre caràcter, que s'ha forjat en aquesta terra. Són en l'orgull per la feina ben feta i per ser cada dia una mica millors. Ningú en regalarà res, però no ho necessitem. Hem arribat fins aquí com a milions, com un de sol. Així que en moments tan durs com aquest, si necessiteu raons per sortir aquí fora, busqueu-les en el sentiment que ens iguala i en la bandera que ens agermana.